Professor Carmine Carlucci, presidente del Comitato per la Qualità della Vita, oltre la Shoah, una serie di eventi che partono dalla Shoah e vogliono ripercorrere vari drammi, vari genocidi perpetrati. È un momento di riflessione, soprattutto per i più giovani. Ricordare perché certe mostruosità non abbiano più a ripetersi. Ricordare, e lo devono fare soprattutto i giovani, ecco perché abbiamo strutturato un percorso didattico che coinvolge oltre 100 studenti delle nostre scuole in 4 momenti: quello del 27 di gennaio, quello del 10 febbraio, quello del 6 marzo, che è la memoria dei giusti, e del 24 aprile gli armini. Un percorso che fa riferimento alle persecuzioni e ai genocidi del XX secolo, che però attualizza evidentemente le varie culture riferite ai popoli che hanno subito le persecuzioni, a cominciare da quello che abbiamo fatto stasera con riferimento alla cultura ebraica, e ovviamente vuole essere una rilettura della storia del XX secolo con la prospettiva che persecuzioni e genocidi non abbiano più ad esistere in questa nostra terra e che si debba partire proprio dal messaggio che viene da Ventotene, il messaggio di Spinelli: libertà, democrazia per una Europa unita.